Italia medievale, Mauro Passena e il professor D'Appunto per questo incontro che abbiamo accolto con grande piacere per il tema, che è un tema complesso e molto articolato. Avete visto l'esito del lavoro di dottorato e poi di rielaborazione della tesi di dottorato di Mauro Passena, che ovviamente questa sera dovrà stringere, fare una presentazione e darci solo qualche spunto. A me preme solo ricordarvi che se volete rimanere informati su tutte le iniziative del museo potete andare sulla pagina istituzionale del Museo Archeologico, sotto eventi trovate il link per potervi iscrivere al nostro indirizzario. Lascio la parola a Maurizio Cadì di Italia Medievale. Grazie. Allora, io sono particolarmente contento di poter presentare questo lavoro monumentale, anche perché abbiamo la possibilità di omaggiarvi del volume, quindi questa non è cosa da poco, anzi. E quindi le cose che posso dire è che l'autore Mauro Passena si è laureato in lettere classiche con la triennale e poi si è specializzato in archeologia. Il professor D'Appunto lo conoscete tutti, è ordinario di storia medievale alla Cattolica di Milano e di Brescia, quindi niente poco di meno direbbero. E non voglio rubare altro tempo perché il tema è davvero interessante e richiede il giusto tempo. Quindi do subito la parola al professor D'Appunto che ci introduce a questo lavoro. Grazie a tutti e buon ascolto. Perché è un libro di archeologia relativo a un'area tutto sommato circoscritta dal nostro punto di vista di Milano, poi avremo modo di apprezzarne le dimensioni, le caratteristiche, mentre è notevolmente estesa la cronologia del lavoro dal VI al XII secolo e quindi diciamo quello che chiamiamo l'alto medioevo, la tarda antichità, l'alto medioevo e i secoli della rinascita, a partire dall'undicesimo secolo. Si tratta di un lavoro di importanza fondamentale perché la città di Milano, per quanto riguarda la facies archeologica, presenta tutta una serie di peculiarità, a noi quasi nessuna positiva dal punto di vista dell'archeologo, cioè il fatto che quello che si vede della Milano medievale è molto poco. E quindi il lavoro del nostro Mauro è consistito proprio nella valorizzazione del poco che c'è, nella spiegazione del poco che c'è, alla luce di una erudizione plurisecolare che al contrario invece è nutritissima. Tantissimi nel corso dei secoli hanno provato a spiegare Milano dal punto di vista che per noi è archeologico, no? Con risultati a volte molto contraddittori, perché una peculiarità dell'archeologia a questa altezza cronologica è la provvisorietà dei risultati. Provvisorietà dei risultati è in tutte le scienze, ovviamente, siano scienze dure o scienze umanistiche. Quella dell'archeologo è soggetta, e Milano ne è un esempio notevolissimo, è una forma di sapere soggetta alla deperibilità che deriva dal fatto che basta un nuovo ritrovamento per imporci una revisione di paradigmi che pensavamo consolidati oramai da secoli. Proprio perché noi abbiamo
questo squilibrio tra quello che si vede e quello che si è detto. Come uscire da questo problema, tra quel poco che si vede e il tanto che si è detto? La soluzione del nostro Vassena è di ricorrere alle fonti scritte. Perché? Perché nelle fonti scritte abbiamo tutta una serie di dati, per lo più inoppugnabili, sebbene soggetti a interpretazione, ma che ci consentono di mettere a sistema tutte le informazioni che ci vengono dalle fonti epigrafiche, che sono le più consuete per gli archeologi, perché l'archeologia medievale è figlia dell'archeologia classica, e poi le fonti scritte altre, quelle su pergamena, in originale, in copia, i documenti d'archivio, nei quali i notai, o chi per loro nei secoli precedenti più risalenti, avevano l'obbligo di indicare con precisione i luoghi, e le emergenze, che per noi sono archeologiche, per loro erano architettoniche, i segni dell'antico più delle volte, costituivano un elemento fortemente caratterizzante per indicare un luogo, perché le città medievali erano città senza vie. Siete mai posti il problema? La topografia come la conosciamo noi non è recente, cioè non è molto risalente, è tutto sommato abbastanza recente, i nomi delle strade. La topografia, e ci sono bellissime pagine in questo libro su come muta la topografia dall'antichità fino poi alle epoche più recenti, fino al XII secolo, la topografia è legata a pochissime indicazioni e più delle volte appunto dipendenti da emergenze dell'antico. Quello che per noi è l'antico o il medievale spesso erano la stessa cosa nella loro percezione. Siamo noi che abbiamo queste categorie, medioevo, antichità, eccetera. Per loro mettere una lastra del IV secolo dopo Cristo in un edificio del XII, anche girando al contrario la scrittura, non era un problema. Ecco, e quindi come uscire? Poi altra tipologia di fonte, le cronache, i racconti di dove si svolgono determinati avvenimenti. Io ho sempre in mente l'Andolfo Signore che parla di un'assemblea in un teatro, e mi ero sempre chiesto di dove fosse questo benedetto teatro, e invece ho appreso che non è un teatro, che probabilmente è uno spazio aperto di grandi dimensioni, definito come tale, ma che non ha poi a che fare veramente con una struttura che noi oggi chiameremmo teatro, quantomeno con una struttura ancora in efficienza nel XI secolo, quando ne parla l'Andolfo Signore. E poi abbiamo le fonti liturgiche, cioè le fonti, queste importantissime, soprattutto quando si parla di edifici ecclesiastici o comunque legati alla sfera ecclesiastica. Il fondamentale, quello che lo vedremo, il ruolo della Domus Episcopale e di tutto il complesso archiepiscopale a Milano, no? Diventa il fulcro di quest'area che è stata prescelta per l'analisi. Le fonti liturgiche ci dicono poi ci rivelano poi la stratificazione dei culti, la stratificazione delle devozioni, la stratificazione delle intitolazioni, e quindi l'apparire, come nel caso degli angeli, o meglio degli arcangeli, delle chiese intitolate agli arcangeli nell'area del Duomo, che diventano decisive per ricostruire la fisionomia di quell'area nella cronaca. E questo diventa, quindi vi ho detto, le fonti archivistiche, le fonti documentali, le fonti narrative e cronache, le fonti liturgiche, le epigrafi, le agiografie, le vite dei santi, nelle quali si collocano gli episodi, a volte con una certa precisione, delle vite del santo accanto a un edificio, in una certa area, accanto a una chiesa, e questo naturalmente è fondamentale per chi ha sete di informazioni. Voi direte, è possibile che non l'abbia mai fatto nessuno? E non l'aveva mai fatto nessuno questo lavoro. Perché? Perché è un lavoro estremamente complesso e che richiede una sensibilità da parte dell'archeologo niente affatto scontata.
Quindi la sensibilità per la fonte scritta, laddove l'archeologo è invece educato prevalentemente a valorizzare le emergenze materiali, altrimenti fa lo storico, fa il mio mestiere. Ecco perché io oggi sono qui. Sono qui proprio perché devo mettere il timbro sulla, come dire, veridicità delle analisi, sulla correttezza delle analisi dei documenti, sulla appropriatezza del metodo utilizzato. Anche perché uno dice, vabbè, c'è una volta che abbiamo messo a sistema le fonti scritte, con le poche emergenze archeologiche, il gioco è fatto. No, perché il tutto viene complicato dall'altro convitato di pietra, che è la secolare tradizione erudita che riguarda Milano. Un dibattito che comincia molto molto presto, nella tarda età, nel tardo medioevo, e comincia già in età moderna a fiorire con contributi più o meno sistematici, ma che diventano autorevoli. Ed è difficile andare a dire questo che voi avete considerato un padre della storiografia milanese qui ha preso una colossale cantonata. E invece sì, succede molto molto spesso. Perché? Perché noi abbiamo, grazie a lavori come questo che parliamo oggi, la possibilità di mettere a sistema tutta una serie di conoscenze che coloro che ci hanno preceduto negli studi non avevano. Perché nell'opinione comune, cioè, che se uno trova un libro del XVI secolo, del XVII, del Seicento, dice, beh, questo sì che vedeva più cose di noi. Forse molte emergenze architettoniche le vedeva, però spesso non sapeva contestualizzarle, perché non aveva i nostri strumenti critici, come i suoi. Così come non aveva gli strumenti critici per interpretare le fonti scritte che gli erano pervenute. Quindi noi vediamo molto più distante, anche se questo genere di erudizione ci torna spesso utile, perché potevano vedere cose che noi oggi non vediamo più. Milano è una città che, a differenza di Roma, è stata più e più volte soggetta a mutamenti. Cioè, se serve buttare giù un palazzo, si butta giù e se ne fa uno nuovo. A Roma questo ha incontrato difficoltà enormi, naturalmente. Anche per, proprio per tutta una serie di motivazioni che hanno reso più difficile la risemantizzazione degli spazi provenienti dall'antichità. E per quanto riguarda le chiese, la cosa che più sorprende a Milano è l'esiguità del medioevo milanese, ancora oggi visibile, sul totale delle chiese visibili. Ma perché? Paradossalmente perché c'erano i soldi. E c'era una committenza in grado di rifarle queste chiese, laddove invece nell'Italia centrale il barocco lascia tracce molto labili. Pensate all'Umbria, uno dice, oh, l'Umbria, per chissà, sì che avevano una sensibilità per il romanico, per il medioevo, mica come da noi che il barocco ha buttato giù. No, non avevano i soldi per incidere su quelle realtà, perché dove le avevano, incidevano il come. La sensibilità quindi sarebbe stata uguale. Quindi tutto questo ci fa capire l'utilità di un lavoro come quello di Bassena, il quale ci fa, nelle ultime pagine del libro, ma io ho letto anche per prima perché mi interessava, no? Un excursus molto rapido e molto sintetico sulla, ci fa vedere la biografia della città, no? Nei secoli che ci riguardano. E questo è, credo, l'oggetto della sua esposizione di oggi. Ci farà vedere le immagini che lo hanno condotto in questo itinerario, che è un itinerario culturalmente e scientificamente pazzesco, proprio per la enorme mole dei dati che ha dovuto mettere a sistema. Ogni tanto, e nemmeno troppo raramente, le pagine, come potete vedere, cambiano colore. Scheda numero 1. Ebbene, vi dico che per esperienza, che quando uno fa un lavoro come questo, è lì la vera fatica. Le schede, il lavoro erudito, il lavoro di confronto con l'erudizione del passato, le nuove interpretazioni, anche perché tutto questo tocca nuclei centrali della storia milanese dell'Alto Medioevo. Milano è una città ingombrante, è una città ingombrante dal punto di vista archeologico, dal punto di vista delle, anche militare, anche dal punto di vista delle presenze,
Perché ingombrante? Perché è una città che dall'antichità ha ricevuto un abitato gigantesco per l'epoca. Quando gli imperatori arrivano in Italia, mica sempre si fermano a Milano. Sono più gli imperatori che fanno un giro largo che quelli che entrano a Milano. Perché? Ma perché non sono abituati a vedere una città così. L'imperatore, per quanto ci possa sembrare strano, nell'undicesimo, nel decimo, nell'undicesimo, nel dodicesimo secolo, ha paura a entrare nelle città e staziona normalmente sulle mura. Perché? Perché se succede qualcosa fa presto a scappare. La città è un posto pericoloso per l'imperatore, eppure arriva con qualche migliaio di armati a volte, eppure ha paura. E Milano fa paura proprio perché che cosa c'è lì dentro? Cioè, come faccio a governarla questa realtà? Non è così semplice. Il Barbarossa è soltanto un imprudente, che non capisce quello che invece i suoi immediati antenati e predecessori avevano capito, e cioè che fare i conti con quella realtà era estremamente complicato. E sì che alla sua corte c'era qualcuno come Antonio di Frisinga, che era suo zio, che l'aveva avvisato del fatto che questa era una città strana, una città estremamente pericolosa, dove ti potevi trovare un calzolaio vestito da cavaliere con uno spadone in mano che ti tagliava la testa esattamente come un alto aristocratico della Baviera, perché lo spadone faceva male tanto in mano all'aristocratico della Baviera quanto al calzolaio di Porta Romana. E questo Barbarossa pare non capirlo. Perché? Perché è un mondo difficilmente decifrabile. La reazione violenta di Barbarossa contro la distruzione di Milano, che è naturalmente uno degli elementi che costituiscono la scelta, che giustificano la scelta poi cronologica, non è un atteggiamento niente affatto scontato, che gli altri imperatori non avevano avuto. Pochi imperatori avevano provato a mettere il becco nelle questioni milanesi. I Carolingi all'inizio, Corrado II ai tempi di Ariberto, e poi quasi nessuno nel corso del Medioevo. Perché? Perché c'è questo abitato che, per quanto modificato, per quanto progressivamente ridotto, perché vediamo che è fatto di tanti vuoti la Milano medievale, che non è sempre piena, per quanto ridotto è comunque un abitato ingombrante. Allora, ringrazio il signor Maurizio Cari per l'invito, ringrazio il professor D'Annunzio per la presentazione, cercherò di non deludere gli aspettativi di questa presentazione. Allora, una piccola premessa di metodo: a me non è che piaccia molto fare lezioni frontali, quelle si fanno in università, quelle si fanno in settimana. Cercherò di presentarvi un po' di aspetti suggestivi anche abbastanza curiosi, forse principali risultati a mio giudizio che questa ricerca ha portato. Vi chiedo la massima libertà di intervenire e fare domande, sia se mi sto perdendo in quindi voi la conoscono, è una carta topografica che risale al 1778, è stata realizzata da Domenico Aspari, è un'immagine che a me è molto cara perché in un certo senso è il risultato di un lavoro abbastanza simile al mio, come ci aveva appena presentato il professor D'Annunzio. Ovviamente all'epoca non esistevano gli archeologi, però il desiderio degli eruditi, anche settecenteschi, anche duecenteschi, in questo caso settecenteschi, era quello di ricostruire che faccia avesse Milano. Questa si chiama proprio, sentito, la carta topografica di Milano ai tempi di Federico Barbarossa. Quindi il desiderio già all'epoca vivo era quello di ricostruire fisicamente l'aspetto materiale, la faccia di Milano. Ovviamente loro si muovevano nell'analisi delle fonti scritte, io sono un archeologo, diceva il professore prima, mi sono basato prevalentemente sulle fonti archeologiche che è il mio pane materiale, che è il mio pane quotidiano, però non ho dovuto astenermi da guardare le fonti scritte, ovviamente con un approccio archeologico. Io non sono uno storico, non ho guardato i rapporti socio-economici, sono andato alla ricerca degli aspetti puramente strutturali, architettonici o evidenziali, ma legati agli edifici. Poi il libro, apre chiudo una parentesi,
La Fondazione Gerardo ha lasciato un po' di copie, se non tutti siete riusciti ad avere una desiderata, potete scrivere tranquillamente una mail alla Fondazione Pellegrini Cislaghi, che sa che le consegna o le spedisce gratuitamente a tutti, perché il libro non è in vendita, è distribuito gratuitamente. Chiuso parentesi. Il libro è articolato in quattro macro temi, ovvero sia la topografia della difesa, la topografia del potere, la topografia cristiana e il tessuto insediativo. Cerco di darvi qualche aspetto curioso, interessante per ognuno dei quattro temi. Ovviamente l'ultimo tema è il più complesso perché è il più tecnicamente archeologico, perché nell'ultima parte del volume ho dato indicazioni delle fasi medievali di molti diversi scavi archeologici condotti in città. Una parte molto tecnica, se vogliamo difficile da leggere per i non archeologi, però cercherò di darvi comunque qualche chiave di lettura, qualche così, elemento curioso. Primo elemento, la topografia delle difese. Sostanzialmente Milano, fino al XII secolo, fino al Barbarossa, fu difesa dalle mura romane. Sono quelle che vedete nell'immagine segnate in rosso. Noi tra l'altro ci troviamo poco all'esterno delle mura, perché come sapete, come dentro il museo archeologico, non troviamo delle mura tra le mura. Ci troviamo sul fossato, grosso modo, di Milano, fossato esterno delle mura. E di fatto queste mura, che erano le mura repubblicane, più la cosiddetta dizione massimianea, a destra nella foto, e il tratto così rettilineo a ovest del lato del circo, il lato lungo del circo, noi ci troviamo nell'angolino dove c'è il numero 2 giallo, queste mura resistono ancora, con tutte le porte, le aperture, ce lo descrivono tranquillamente le fonti. Però tutti i secoli dal VI al XII sono molto lunghi, quindi io sono andato alla ricerca di cosa possa essere mai successo alle mura. In questo caso l'archeologia ci ha dato qualche indicazione concreta. Io in modo particolare mi sono concentrato su una serie di rinvenimenti, in modo particolare questo, si tratta di rinvenimenti abbastanza vecchiotti, risalgono agli anni 60. Quindi ritrovamenti fortuiti, dimentichiamoci lo scavo archeologico stratigrafico che si fa oggigiorno, meticoloso e lentissimo, semplicemente qui si spadilava, si spalava, si asportava la terra e si cercava le strutture. In via San Vito 26 è stato intercettato questo tratto di muratura molto potente, con questi grossi blocchi architettonici, realizzato esattamente davanti al tratto di muratura romana preesistente, che è quella che si intravede in laterizia a destra nella foto. La cosa curiosa è che questo intervento posteriore è stato realizzato mediante il reimpiego di blocchi architettonici ricavati dalla spoliazione dell'anfiteatro. Banalmente cosa facevano in quel periodo? Smontavano l'anfiteatro a pezzi e riutilizzavano i pezzi. Qui dentro sono stati riutilizzati e ritrovati sedili dell'anfiteatro con addirittura il numero, come i nostri sedili quando andiamo al cinema allo stadio. La cosa è molto curiosa perché altri elementi recuperati dall'anfiteatro furono reimpiegati in tutta quest'area, diciamo grosso modo la fascia di via Larga e via Contermini, per il rifacimento del fossato. Venne rifatto ad argine del fossato sia mediante realizzazione di una nuova qualificazione linea proprio per consolidare gli argini, ma anche reimpiegando elementi architettonici, questo nella foto è un altro. La mia ipotesi, poiché non è che tutti potessero andare tranquillamente a smontare un affiliato o una struttura, ovviamente serviva un'autorità che ce lo dicono le leggi tranquillamente in altra attività, serviva un'autorizzazione nel caso specifico dell'imperatore o comunque di chi esercitava il potere in alto luogo, l'autorizzazione ad approvvigionarsi di questo materiale e reimpiegarlo. Il fatto che vennero riutilizzati a questa distanza, l'ipotesi non è originale mia, della dottoressa Anna Ceresa Mori, però secondo me è validissima, è che si trattasse di un unico grosso intervento pubblico di consolidamento ad ampio spettro, quindi con interventi differenziati, di tutta la cerchia muraria. Il problema giustamente è chi può essere stato. Posso chiedere? Certo. Non può essere mai l'autorità alle spalle. Siccome è un problema molto complesso quello del reimpiego dei blocchi dell'anfiteatro, che penso sappiate, tutta la platea di fondazione della Basilica di San Lorenzo si può vedere scendendo dall'Aquilino, sono blocchi di riuso. Anche lì la grossa domanda è quando fu costruito.
la forbice cronologica grosso modo indirizza tra quinto e sesto secolo, diciamo. L'impressione, dato che a quanto ci è dato di sapere, almeno fino alla metà del quinto secolo Milano non ebbe mai grossi problemi di invasioni, fino ad Attila nel 451-452, si può collocare l'intervento tra fine quinto e inizio sesto. Quindi i due nomi che vengono in mente sono o Teodorico, o Narsede. Quello che trovate citato, Goti Mediolanum ingressi Muros di Rum, è una lapidaria osservazione annotata da tale Marcellino Comes, che era uno storiografo bizantino attivo nella corte di Bisanzio, che ci dà questa testimonianza. Riferendosi all'anno 539, dice che i Goti, sottinteso comandati da Uraia, entrano in Milano e distruggono le mura. Premesso che quando si trova nelle fonti distruggono le mura, archeologicamente si utilizzano le antenne, perché è abbastanza improbabile che per distruzione si intenda l'azzeramento totale delle mura, che non è una cosa facilissima. Quindi ciò farebbe pensare, da tanto al 539, che Narsete, il generale bizantino, chi non lo sapesse, che vince la guerra greco-gotica, e fino al 568, quando Giustino II, imperatore di Bisanzio, lo depone, resta governatore d'Italia. Ci sono delle fonti che dicono che in tutte le principali città italiane Narsete le fa le mura, però non dice esplicitamente a Milano le fa le mura, però potrebbe essere un'ipotesi. A mio modesto avviso è più verosimile l'ipotesi che sia stato Teodorico, per diversi motivi, in questo annoiato, su diverse pagine che lo giustificano, secondo me. Innanzitutto Teodorico non è nuovo in tutte le città, Roma su tutte, a rifare le mura, ma non in senso antiossidionale, ma proprio di autocelebrazione. Aveva bisogno di ricostituire la solennità, il fasto, la bellezza delle città come erano nell'impero romano, per dire: io sono sovrano di città belle, splendide, munite. Per inciso, sia a Verona, che ne abbiamo tracce materiali, sia a Pavia, ce lo dicono le fonti, è Teodorico muros novos construx. Cioè costruì una nuova cerchia muraria. A Verona è stata proprio intercettata una seconda cerchia muraria esterna alla preesistente romana, cioè un intervento che richiama molto quello di via San Vito. Ora io sono abbastanza lungo. Cosa succede nei secoli successivi, per tutto l'alto medioevo? Qui è un po' più complesso, perché le fonti materiali praticamente si azzerano. Dobbiamo basarci solo sulle fonti scritte e poco altro. Lo definisco una storia non lineare, perché se noi ci affidassimo alle fonti scritte, ne ho citate alcune, viene descritto il Murum Civitatis, quindi la cinta muraria di Milano, come in perfette condizioni e piena efficienza. Ce lo dicono diversi atti notarili, che vanno dall'VIII-IX al XI secolo. Ce lo dice il verso del Mediolano Civitate, che è un componimento elogiativo di Milano, che risale al 739 sotto re Liutprando. Ce lo dice l'Antapodosis, che è un'opera composta da Liutprando da Cremona nel X secolo. Ce lo dice il Libello di Situ Civitatis Mediolani, siamo fine X, inizio XI secolo. Ce lo dice l'Historia Mediolanense, citato da Rodolfo Signore. Ce lo dice Acerbo Morena, che era un notaio al seguito di Federico Barbarossa. Ovviamente, se pensiamo al verso del Mediolano Civitate, che ci dice una mura perfetta, in ottime condizioni, con 9 porte splendide, è difficile credergli, perché la descrizione che ci dà è una descrizione che calza alla perfezione con le mura romane di una città. Probabilmente il poeta estensore di questo documento, dovendo elogiare Milano, la descrive non come la vede fisicamente, ma come nella mentalità dell'epoca doveva essere una città. Per inciso ha ragione, perché se noi andiamo a Carrovio, dove c'è la torre, la descrizione combacia perfettamente: pezzi, blocchi litici nella parte inferiore, mattoni, è perfetta. Però lui si sta rifacendo nella sua mentalità, nella sua ideologia, alla Milano, alle mura della Milano romana. Perché dico questo? Perché abbiamo prove concrete che le mura non avevano ancora, già in età longobarda, totalmente mantenuto la loro funzione difensiva antiossidionale. Perché in età longobarda viene costruito il monastero di Santa Maria d'Aurora, esattamente al di sopra delle mura, addirittura pare che una torre delle mura venga utilizzata come campanile della chiesa, o come forse la prima cappella addirittura viene realizzata all'interno di una torre delle mura.
Monastero Maggiore, dove ci troviamo adesso, fine età Longobarda, inizio età Carolingia, viene fondato in appoggio alle mura. È evidente che se io vado a costruire strutture all'interno, vicino alle mura, occupando delle torri, le mura perdono la loro funzione difensiva. Un pizzico più tardi, San Giovanni sul Muro, siamo in piena età alto medievale, lo dice il nome, San Giovanni sul Muro, si intendono le mura di Milano. San Donino alla Mazza, nel passaggio dei Late, e più tardi, probabilmente dovremmo essere nell'undicesimo, dodicesimo secolo, ma anche il discorso è lo stesso. Quindi, le mura c'erano, fisicamente erano presenti, ma non necessariamente avevano la piena funzionalità difensiva, se non, ovviamente, sotto minaccia, in circostanze contingenti. Abbiamo qualche informazione circa interventi manutentivi. Asperto, il vescovo di Milano, nel suo epitafio che si trova in Sant'Ambrogio, entrando subito sulla destra dove c'è il guscio di Sant'Ambrogio, per essere concreti, ci dice che lui ha restituito alla città le mura di ruta, cioè le mura distrutte. Quindi un intervento di risarcimento, di ristrutturazione. Curiosamente un documento, questa carta da promissione, se l'ho inserita perché è molto gustosa, perché riguarda una querelle che aveva luogo proprio qua dove ci troviamo noi fisicamente. Trattare il torno di Barona, che è conosciuto solo perché era proprietario di un podere da queste parti, in zona di Rome, cioè dove correva l'antico fossato, una controversia con la badessa del monastero di Maggiore. A noi non interessa in questa sede tanto per cosa stessero litigando, quanto il fatto che Ottone menziona un levamento nuovo, un muro antico in stile civitale, cioè una sopraelevazione, probabilmente un rifacimento, un risarcimento nuovo, quindi nuovo e relativo, recente, un muro antico, cioè delle vecchie mura, anche antico e recente, perché siamo comunque nell'undicesimo secolo, civitatis. Quindi qualche traccia di interventi di rifacimento, di un'attenzione alla sistemazione delle mura c'era, però allo stesso tempo abbiamo questo diploma di Reguido dell'890 che concede addirittura facoltà di costruire abitazioni non vicino, in prossimità, ma direttamente sulle mura. Allora il sacerdote ha permesso di prendere un settore, un tratto di mura e di costruirci pure sopra la propria abitazione. Lato esterno, per dire, neanche lato interno, per forza viene in mente. Nella città medievale spesso ci sono strutture che sorgono in addosso alle mura, ma internamente, non esternamente. Invece queste architetture possono costruire, siamo nel IX secolo, le case al di fuori delle mura. Quindi la storia non è lineare, non è molto chiaro, questi sono i dati che abbiamo raccolto. Un breve cenno ai quartieri suburbani. Io nel mio libro, come accennava il professore, mi sono focalizzato per, diciamo così, per praticità, cioè per gestire, per avere una gestibilità del dato informativo che era enorme, alla parte interna delle mura, sulla città murata di Milano. Milano era sviluppata anche all'esterno, c'erano tutti i borghi suburbani intorno alle basiliche suburbane che non restano in eterno le vecchie necropoli ambrosiane, diventano anche cimiteri, piccoli villaggetti sparsi. E progressivamente Milano cresce. Milano nel XII secolo arriva a essere la seconda o terza città d'Europa. Davanti a lei per muro c'è forse Gand e se la gioca con Parigi, quindi si parla di grossi mondi. La città cresce. Evidentemente, quando si avverte la pressione di una minaccia esterna, nel caso specifico Federico Barbarossa che arrivava, la città decide di dotarsi di una nuova cinta muraria, più esterna, che però proteggesse tutti i quartieri suburbani. In realtà cinta muraria non fu mai, perché venne costruita nel 1157, ci sono dei documenti molto simpatici del monastero di Sant'Ambrogio che è costretto ad alienare diversi possedimenti per mettere via denaro per pagare la costruzione di un tratto di questo fossato difensivo. Documenti molto curiosi sono che già stati ben studiati. In realtà cinta muraria è la cinta cosiddetta dei atterraggi, da cui viene il toponimo di atterraggio, perché non era una cinta muraria, era un fossato. Con la terra che risulta si scavava una sorta di terrapieno esterno e sulla cima del terrapieno sarà un tonno, cioè delle qualificazioni di linee. Grosso modo per intenderci, se avete in mente come viene raffigurato la cinta difensiva del villaggio di Asterix o Obelix, non siamo molto distanti. Un terrapieno sopra, infatti non ci vuole molto, cioè Barbarossa ci mette pochissimo a mangiarsi la testa. Però in fretta e furia, questo però cosa dice l'archeologo? Che la città si era molto sviluppata esternamente, vi erano molti quartieri artigianali, molti quartieri residenziali esterni, pure una fascia abbastanza ampia. Ovviamente questa, io mi sono in sede di dottorato, nella
concluso della tesi, mi riprometto in futuro di mettere mano con lo stesso metodo alla fascia esterna, perché anche questa parte l'ho tutta ben studiata. Quando ci sarà tempo, magari ci metterò. Testa. Passiamo, spero velocemente, alle sedi di potere. Ovviamente Milano fu sede di una, nel periodo che io prendo in considerazione, della sede di potere episcopale, cioè la residenza episcopale, e di tre sedi di potere civile che vedremo dopo. La prima questione è dove è ubicata la residenza episcopale. In questo caso viene in nostro soccorso un testo famosissimo di Sant'Ambrogio in persona, la cosiddetta Epistola ad Sororem. Nel 386 circa c'è un grosso conflitto, il cosiddetto conflitto delle basiliche tra Sant'Ambrogio e l'imperatore e le truppe imperiali. Scrive una lettera alla sorella e nella narrazione degli eventi della settimana santa dice che il mercoledì mattina, questo non è riportato nel passo, non lo usiamo noi, non appena metto piede sulla porta di casa, cioè sulla sua residenza, che poi diventa residenza episcopale, vedo la basilica circondata dai soldati. Siccome il paragrafo precedente si era chiuso parlando della cosiddetta basilica minor, che ve lo risparmio adesso, un discorso molto complesso sulle basiliche, che abbiamo uscito il volume sull'usuario di Siena, sugli scavi, sugli studi dell'area del complesso cattedrale, secondo me aveva già ragione l'usuario in un articolo vecchio, che diceva che la basilica minor era quella che sorgeva intorno all'attuale battistero di Santo Stefano, che sta sotto la sacrestia aquilonale, non quello che vediamo sotto sagrato, ma quello che vediamo sotto, che è il battistero più vecchio di Milano, perché quello l'altro battistero sotto sagrato è di Sant'Ambrogio. Allora, risparmio il discorso sulle cattedrali, anche io dentro ho scritto diverse pagine. Comunque sia, se per quanto riguarda noi, se Ambrogio uscendo di casa vede la basilica minor, è presumibile che la reale dove sorgeva, la freccia è un po' grande perché include anche il punto più a sinistra che vedete, che è il proletto che è posteriore, ma grosso modo dove ci sono i tre puntini sulla destra, l'area alle spalle del duomo attuale e dove sta tuttora l'arcivescovato, in straordinaria peraltro continuità funzionale, perché è dal IV secolo, quindi che grosso modo lì risiedono i vescovi di Milano. Come era? Allora, non è che sappiamo tantissimo della primissima domus episcopi. Sulla casa di Sant'Ambrogio posso dire, archeologicamente parlando, che era una domus urbana, normalissima, aristocratica, cioè una residenza signorile con molti ambienti interno alla città. Sappiamo che aveva un piano superiore con un portico, cioè un'area porticata con un cortile interno, un piano superiore, ce lo dice Paolino di Milano, che era segretario e biografo di Sant'Ambrogio. Ne abbiamo trovato, sono stati trovati nel 1840 dei resti pavimenti musivi alle spalle dell'abside del Duomo, che c'era il camposanto del Duomo, il che ci fa pensare a pavimenti musivi, casa di pregio. E poi volendo, e con un po' di fatica, sono riuscito a scovare questo passo di tale Epifanio scolastico, che io non conoscevo fino all'attimo prima, ma famoso perché diede la traduzione latina della continuazione greca di tale Teodoreto di Ciro dell'istoria ecclesiastica di Eusebio di Cesare. Quello che mi interessa è che ci parla di, che viene riportato un episodio di Teodosio, l'imperatore, che si reca da Ambrogio, e lo incontra nel salutatorium di casa sua. Il salutatorium era l'ambiente di rappresentanza, la sala di ricevimento, poi il centro di una residenza signorile dell'età tardantica. Non è escluso che il salutatorium fosse quell'aula absidata di grosse dimensioni di cui è, se ne vede la sagoma nell'immagine di destra, di cui nel 1969 e nel 1996 sono stati intercettati due lacerti murali, tra l'altro realizzati con l'impiego di rocchi di colonne precedenti. Ci troviamo, per intenderci, è all'angolo di Piazza Fontana con via, non mi ricordo mai come si chiama, la via che porta al Duomo, che porta in Piazza Duomo, cioè l'angolo nord-orientale della tua arcivescovo. Un altro intervento è la Domus, viene operato da Lorenzo I, che già ho citato prima. Non è che cambi molto la domus, questi interventi vengono realizzati plausibilmente perché durante il brigantaggio di Tufa, comunque l'ultimo decennio del V secolo fu abbastanza turbolento di Napoli, possibilmente qualche danno è stato causato, anche la cattedrale di Santa Tecla fu danneggiata in quel periodo, quindi ci sta che abbia dovuto ricostruire la propria abitazione. Sappiamo che aspetto aveva questa abitazione perché il Nodio, all'epoca era segretario di
Lorenzo I, poi diventa la vescovo di Pavia, si diventa la poesia, ci ha lasciato tantissime poesie dedicate ognuna a ogni ambiente di questa domus. Ad esempio del triclinio c'è la poesia sul triclinio, probabilmente all'ingresso del triclinio c'era la poesia incisa sopra la porta. Da questo noi sappiamo che era una casa molto complessa, policentrica, con luoghi di rappresentanza, tipo salutatori per intenderci, luoghi di igiene e sbaglio, c'erano fontane, c'erano piscine, c'era l'ambiente di studio del vescovo, c'era il locale di servizio, ma c'era anche la cappella di Sant'Ambrogio di Roma. In realtà il titolo non ce lo dà Ennodio, l'ho dedotto io, perché già fonti liturgiche di VIII IX secolo ricordano la festa, la solennità della dedicazione della cappella di Sant'Ambrogio in Roma. E siccome Ennodio aveva parlato della cappella costruita, dell'oratorio costruito da Lorenzo nella sua casa, mi sembra plausibile. Domus episcopi come dotata di una camminata solario, cioè il solarium nel linguaggio alto medievale era un'abitazione su due piani, indicava per un'onomasia che era di sopra. Camminata, lo dice il nome stesso, aveva il cammino. Quindi un ambiente, e non era una cosa così scontata, solo le case nobili, solo le case aristocratiche disponevano di un ambiente camminato, cioè riscaldato. Quindi sappiamo che aveva un ambiente riscaldato al piano superiore, era l'ambiente destinato alle pubbliche udienze perché il vescovo dava e emetteva sentenza in camminata solaria, quindi era proprio dove esercitava le proprie funzioni amministrative per ecclesiastiche, e dalla laurea, cioè loggiato. Quindi questo specie porticato lo già abbiamo superiore che si affaccia. Ok. L'immagine che ne uscirebbe sarebbe quella di un palazzetto molto compatto, cioè un palazzetto chiuso su due piani, con l'ambiente di rappresentanza al piano superiore, che tra l'altro è lo stesso schema costruttivo di molte sedi di potere, non solo ecclesiastico, ma anche civile, lo vedremo a Milano, lo vedremo altrove. Nella stessa Germania, i diversi palazzi dei sovrani carolingi. Non erano nulla di che, erano dei palazzi, c'era la chiesa, c'era il palazzetto su due piani, piano inferiore servito a ambienti servizi, piano superiore residenza del sovrano, appunto. Quindi, secondo questo, da questa informazione appare una cosa normale. In realtà era molto più complessa, ma molto più articolata. Non aveva perso, diciamo, quella afflato di grandeur che aveva in età tardantica, perché ce lo dice un importante documento del 1021. Oltre ovviamente alla permanenza in uso della cappella di Sant'Ambrogio, perché le fonti liturgiche continuano a parlare di celebrazioni nella cappella di Sant'Ambrogio e non esisteva la cappella, questo documento del 1021 ci parla del Broletto, su cui torneremo fra un po', quindi Broletto, cortile recintato per le adunanze pubbliche. Di due camminate, quindi due ambienti riscaldati, però non sono quadrato, perché sono vicini al Broletto, quindi sono lievemente discosti da dove probabilmente stava l'altro ambiente, e addirittura dei bagni caldi. Cioè la residenza episcopale aveva delle terme e delle terme con acqua calda, che è un unicum. Di tutte le residenze episcopali, solo il Laterano e forse la residenza episcopale di Parigi a questa altezza cronologica aveva delle terme interne. Quindi un ambiente, una struttura molto complessa, va un po' più veloce. La Domus Episcopi tra XI e XII secolo riscontriamo una dinamica additiva, ad esempio aumentano gli ambienti, ma soprattutto triplicano le cappelle, perché passano da una a tre, perché nell'undicesimo secolo vengono costruite due cappelle dedicate a San Barnaba, addirittura una superiore e una inferiore, una al piano di sopra e una al piano di sotto. San Barnaba, secondo la tradizione, sarebbe il collaboratore di San Paolo, che poi sarebbe l'evangelizzatore di Milano, e il culto di San Barnaba ha dimostrato professor Domia, data all'undicesimo secolo. Quindi la datazione di queste cappelle all'undicesimo secolo è abbastanza sicura, prima non vi era punto di San Marco. Ma c'è anche un incremento del sistema difensivo della residenza. Questa è la torre del Verzaro, che sorgeva una volta, all'inizio ancora Novecento, all'angolo tra via San Clemente e piazza Fontana. È eccentrica rispetto alle mura, quindi nulla può avere a che fare con le mura. Per tecnica costruttiva, credo, plausibilmente da parte dell'undicesimo e dodicesimo secolo, quindi la mia ipotesi è che si trattasse di una torre di militarizzazione e difesa della residenza episcopale. Tra l'altro la militarizzazione delle sedi al potere è un fenomeno estremamente diffuso tra decimo, undicesimo e dodicesimo secolo, quindi la cosa non ci stupisce. Altro elemento di fortificazione, in via larga, purtroppo non abbiamo fotografie di questo intervento, di questo rinvenimento che risale dottoressa Anna Levi, quindi siamo prima della seconda guerra mondiale.
ma un tratto di muratura che vedete dall'endotipo, cioè semplicemente lo schizzo, rilievo di cantiere, schizzo mica tanto perché anche le misure, quindi rilievo abbastanza preciso di cantiere, una muratura realizzata con ripiego di sarcofagi. La cosa curiosa è che questa stessa tecnica è stata intercettata nel rifacimento del XI secolo della facciata della cattedrale di Santa Nicola, che vuol dire che siamo grosso modo nella stessa epoca, XI secolo fondamentalmente. Quindi anche lì i vescovi sentono l'esigenza di militarizzare la propria casa. Ah, c'è anche la didascalia. Passo un attimo più velocemente, Palazzo Reale Longobardo. Posso chiedere una cosa? Certo, lo sanno, ma Milano fu anche capitale del regno Longobardo. Per poco tempo, tra 591-626, fondamentalmente sotto a Giruffo e figlia da Lovaldo. A Giruffo era marito di Teodolinda, per intenderci. Lo sappiamo perché c'è questo precetto, un documento abbastanza risalente, pure autentico, che dice, c'è tutta la prescrizione, tutto il diploma reale, e si conclude in estato collo con data mediolano in palazzo. A parte che l'uso del sostantivo palazzo ha un evidente valore, diciamo, di autolegittimazione, perché il palazzo per antonomasia era la sede imperiale, e noi sappiamo che Milano tra 286 e 402 fu capitale dell'impero romano. Però questo documento ci aiuta, se non altro per continuità, per autolegittimazione, a collocare nell'area del palazzo imperiale, che grosso modo ci siamo dentro, grosso modo, perché come continuità. La freccia precisa, tra quello era in senso lato il quartiere del palazzo imperiale di Milano, quasi un terzo della città murata di Milano. Il problema è sì, quest'area è enorme, ma esattamente dove stava? La mia, e non solo mia ipotesi, è che fosse in prossimità del palazzo reale, Longobardo, in prossimità della chiesa di San Giorgio in Palazzo. A, perché lo dice il nome, B, perché nel X secolo la toponomastica usava definire l'area intorno a San Giorgio al Palazzo come locus prope locus ubi palacio dicito. Questa formula della toponomastica alto medievale, non solo a Milano, anche alla Venere per esempio, ha una valenza memoriale, perché non dice luogo dove si dice palazzo perché lì c'è il palazzo, ma indica la cristallizzazione della coscienza cittadina di dove stava il palazzo. Evidentemente è difficile che avessero cristallizzato solo quell'area, evidentemente a mio giudizio, solo in quell'area, quando tutta l'area palatina era molto più estesa. Però l'archeologia supporta questa ipotesi, perché tutto il resto del palazzo imperiale, estremamente per essere Milano Centro, tutta l'area palatina è stata ben scavata, l'area di Via Brisa, Via Corani, 2-4, uno scavo straordinario per i risultati, straordinario, ha dimostrato che già dal V secolo, quindi ancora in pieno impero romano, le strutture palatine, nella parte settentrionale soprattutto, cominciavano ad essere spogliate. E cosa intendo per spogliazione? Toglievano le decorazioni marmoree, portavano via pezzi di pavimento, non ancora gli elementi costruttivi. Quelli saranno una spogliazione successiva, era dopo l'impero romano. Però ancora sotto l'impero romano cominciano a spogliare, a smantellare le strutture. Quindi è estremamente improbabile che, arrivando a Giruffo di turno, abbia deciso di mettersi i locali che avevano perso la guerra, locali in segni, abbandono e rovine. Tra l'altro, poi, tra il V, ma soprattutto il VI, VII secolo, la spogliazione, dicevo, diventa demolizione. Infatti, negli scavi archeologici di quest'area si trovano delle bellissime trincee che ci permettono di ricostruire l'andamento dei muri. Però noi i muri non li vediamo qui, i muri del palazzo imperiale, perché questi signori che avevano bisogno di materiale costruttivo, ad esempio per edificare le chiese, e si era in una fase di collasso della capacità produttiva, le figurine imperiali non esistevano più, non potevano più produrre laterizia, avevano comunque bisogno di laterizia. Allora, sistema più facile, ce li si approvvigiona smontando strutture preesistenti. Quindi noi troviamo le trincee di smontaggio dei muri, erano estremamente scientifici e sistematici nel farlo. Scartavano proprio quei mattoni che gli si rompevano, perché evidentemente trovare il mattone e malta non è così facile. E tutta quest'area subisce questa fase di smantellamento delle strutture. Quindi ancora una volta difficilmente a Giruffo va a insediarsi dove non ci sono più muri, dove ci sono le trincee. Addirittura abbiamo trovato tracce di cabanne, linee, di ruralizzazione, cioè il cosiddetto dark earth.
nella stratigrafia archeologica alto medievale si trovano spesso dei potenti riporti in lastre e materiale organico di difficile interpretazione, anche perché sono di difficilissimo scavo, ne possono avere tantissime origini. In quest'area è pressoché sicura l'origine dovuta all'utilizzo rurale agricolo del suolo, semplicemente già in età longobarda qui erano campi, ce lo dice anche la toponomastica, via Brisa, Brisa vuol dire vinaccia, via Vigna, o la chiesa longobarda, forse longobarda di San Pietro in Vigna. Quindi quest'area la escludiamo. E tra l'altro, questo è un ragionamento un po' più complesso, ma da questo di tempo non vi faccio, è curioso, la mia ipotesi è che l'utilizzo agricolo, lo smantellamento delle strutture, addirittura l'avvio di attività artigianali, nel Dark Earth di Via Gorani sono stati trovati crogioli che indiziano lavorazioni datate in età longobarda, quindi indiziano la presenza di lavorazioni artigianali, lavoravano i metalli. Quindi sono stati trovati anche molti silos per conservazione delle derrate alimentari, e non uno come si trovano in tutti gli altri, in diverse altre scale urbane. Se ne trovano tanti, uno affiancato a Sorani, ma c'è la corte locale. A Milano ci sono i duchi, non è che abbiano grande potere amministrativo, perché fondamentalmente comandavano i vescovi, però comunque di nome c'erano, ovviamente il toponimo è parlante, Cortusi, Curte Lucis. E ancora una volta le testimoniate scritte parlano di un solarium con camminata e loggia, esatta descrizione identica alla residenza episcopale del periodo. Abbiamo però forse due testimonianze materiali, molto forse. Questo è un basamento di un strato di arco trionfale che stava in via Mercanti e l'ha trovato negli anni 60 quando hanno costruito la linea rossa della metro. La cosa interessante è che, fidatevi, chiedo un atto di fede, sì, vi sono paramenti murari con tecnica quasi sicuramente risalente al IX secolo. È complesso ma fidatevi. Quindi evidentemente hanno ripreso dei resti, dei ruderi di un edificio tardo antico e l'hanno riattato, forse per fare una torre, ancora una volta un elemento difensivo della corte ducale. Questo è un altro eidotipo un po' più brutto del precedente. Con la lettera A è indicato il basamento che vedete nella foto, ma soprattutto c'è anche questo, con la lettera B è stata intercettata trasversalmente via Mercanti un lacerto di muratura fatto con blocchi di impietro, tanto per cambiare, in ciclocchi di cielo dell'Alta, che ipoteticamente si potrebbe anche pensare a far parte del sistema difensivo della corte ducale. Ultima sede di potere del periodo che ho preso in considerazione, la sede della magistratura consolare. Faccio notare la dinamica di progressivo avvicinamento alla residenza episcopale. Siamo partiti dal palazzo, che era lontano, siamo andati al Cortusi, un piano più vicino, qua gli arriviamo non proprio addosso, proprio dentro. C'è il primo documento del 1097, ci dice in consolato civium proprio Ecclesia Sante Marie. Il fatto che ci venga detto proprio Ecclesia Sante Marie significa che consolato qui non è inteso in senso magistratura, ma proprio consolato edificio sede del, se non ci diceva, della magistratura vicina alla chiesa. Il problema è qual è l'Ecclesia Sante Marie. Documenti circa 50 anni posteriori ci dice che i consoli di Milano si trovavano e tenevano l'assemblea in Broglievo, Broletto, Justa o altre Ecclesia Santi Barbari Apostoli. A Milano ci sono solo due chiese di San Barbara Apostolo in quel periodo, quelle citate prima della residenza imperiale. Quindi cosa significa? Che la sede della magistratura consolare è stata spostata vicino alla residenza episcopale. Hanno preso in prestito, diciamo così, il Broletto preesistente, quello che citavo prima di un documento del 1021, cioè se ne sono appropriati delle funzioni. Quindi la Ecclesia di Santa Maria di qui sopra era la cattedrale Iemale di Santa Maria Maggiore. Tanto per cambiare, il consolato disponeva anche di un solario, cioè era sempre un edificio a due piani, aveva il piano sopra. Ovviamente quando ci si approccia con un occhio archeologico alle fonti scritte non possiamo aspettarci descrizioni come le vorremmo noi precise in inizio, ma diceva in solario c'era la sala piano sopra, ci dici come l'ha fatto. Questo è evidente. Purtroppo è evidente. Abbiamo alcune tracce materiali. Quello è un vecchio rilievo del decapitato di D'Arzago sui primi scavi che si facevano, ovviamente loro erano interessati all'epoca alle cattedrali, ma vi prego di notare questo tratto di muratura che si trova sotto
la navata è stata trovata nel 39 sotto la navata sinistra del Duomo, la foto è pessima, ma è l'unica che siete, e che ci mostra questa potente muratura con archi di scarico delle fondazioni, una tecnica del XI-XII secolo che si trova altrove, non solo a Milano, ma c'è anche la datazione, che stante l'allineamento credo possa senza dubbio essere attribuita o a un rifacimento o comunque a una fase d'uso del broletto. Che cosa significa? Che si sono appropriata la magistratura civile, si è appropriata di una preesistente struttura episcopale, ovviamente d'accordo, per l'esercizio delle proprie funzioni. Quindi si è creato un polo verticistico di controllo della città con le cattedrali e il centro di potere ecclesiastico e civile. Ora, corriamo un po'. Le chiese, una corposissima sezione del volume è dedicata alla ricerca di tutte le chiese che c'erano a Milano. Non entro nei particolari, vi do solo qualche cenno. Le presento per tre fasi, perché la profase successiva, la topografia cristiana di età longobarda, età medievale e XV-XII secolo. Alcune informazioni. Cosa c'era prima? Fondamentalmente, sempre prima all'interno delle mura, perché fuori abbiamo tutte le basiliche ambrosiane che sono ovviamente preesistenti. Questo è un invitato di preda che non cito, ma c'è sempre la vita esterna di Milano che io non ho preso in considerazione. Il complesso episcopale, cioè le due cattedrali di battisteri, immagino tutti sappiate che Milano fino al nostro Duomo aveva due cattedrali e due battisteri. Questo è pacifico. Tanto dico perché non è sempre così pacifico. Poi c'era la chiesa di San Giovanni in Conca. Conosciamo qualche ruder che c'è tuttora. In realtà la prima chiesa originaria è sicuramente precedente all'età proto-longobarda, perché una tomba databile alla fine del VI secolo è costruita in appoggio alla muratura della chiesa. Tutta roba che non si vede più perché è stata distrutta, ma all'epoca erano le quelle di scavi Castelfranco, credo. Quindi fino all'Ottocento c'erano, è documentata la fotografia. Quindi sicuramente questa è pre-longobarda. Forse la chiesa di San Vittorio al Teatro, qui un po' più complesso il ragionamento perché sicuramente c'è una fase costruttiva intercettata di VIII IX secolo, ci sono delle murature pertinenti alla chiesa precedenti, è possibile che esistesse già una chiesa perché la Passio Santi Vittorio fino a qualche anno fa era datata all'VIII secolo, in realtà uno studio di Cecilia Neri nel 2010 l'ha retrodatata alla seconda metà del V secolo. E dà proprio conto, curiosamente, di tutti i luoghi in cui poi a Milano sorgono chiese dedicate a San Vittore. Cioè praticamente mette in scena le ultime fasi drammatiche della vita di San Vittore in tutti i posti in cui poi sorgono le chiese. E da Febbiardo, che si fa costruire un sacello, praticamente a fianco di San Giorgio, di San Giovanni Conca. Questo è un capitello che viene messo, che viene dal monastero di Santa Maria della Cappella, il monastero di Santa Maria d'Auron. È molto stridente questo dato perché nel frattempo i Longobardi vivevano in Campania. Cioè, quando noi sappiamo delle abitazioni dell'uomo del milanese tipo Longobardo, che non fosse sovrano, viveva in Campania. Però le risorse evidentemente c'erano, non solo le risorse economiche, ma anche le competenze, le maestranze in grado di produrre manufatti di pregio artistico notevole, c'erano ovviamente le risorse venivano drenate e concentrate sulle attività delle eliti, in questo caso il vescovo e il sovrano. Ultimo aspetto, vi faccio notare dove erano concentrate le chiese. Se escludiamo il monastero di Santa Maria d'Auronna, che è quello isolato poverino sui lati, il numero 9, che è quel puntino blu a metà della chiesa di Santa Maria in Solaio, e se escludiamo il complesso cattedrale, tutte le chiese gravitano nella porzione sud-occidentale della città, cioè dove c'era un tempo il palazzo, e dove c'era quindi la maggior concentrazione dell'insediamento longobardo. L'ipotesi è che proprio dietro la costruzione di quasi tutte quelle chiese ci fossero i sovrani, perché se le costruiscono tutti intorno a noi. Vedo dalle vostre facce che siete stanchi, quindi corro. Intanto medievale abbia una distribuzione topografica più uniforme, vedete che la città si riempie uniformemente di chiese. Intanto faccio notare quante chiese c'erano in 200 anni in Milano, non era molto estesa a Milano ancora. Emerge l'iniziativa privata delle fondazioni, diminuisce l'intervento episcopale, aumenta il ruolo di privati cittadini, evidentemente ricchi, che volevano manifestare il proprio status economico, socio-economico raggiunto costruendo chiese. Una è questa, è la cosiddetta cappella di Santa Maria del Brefotrofio, cioè dell'Orfanatrofio, di Latino, che era un prete, evidentemente ricco, perché ha costruito una
ha lasciato dei suoi immobili per l'istituzione di un orfanato, invece ha pure costruito una chiesa. Questa è la chiesa di Santa Maria Podone, Podone, tale Verulfo detto Podone, era un ricastro dell'epoca che oltre a possedere immobili estesi nell'area del palazzo, ancora una volta un'altra, diciamo, un altro intervento dei sovrani nella gestione dei beni fiscali, delle beni, ha consegnato, venduto, alienato, ceduto, non lo sappiamo, a un privato, ampie porzioni del palazzo che ancora dovevano resistere, perché tant'è che sono state trovate tracce della chiesa originaria di Santa Maria Colonna di murature posate direttamente sui pavimenti musivi del palazzo imperiale. Quindi verosimilmente lui riusciva ancora a vivere tra il Verulfo in ambienti miracolosamente o deliberatamente salvati del palazzo imperiale, e insomma ci costruisce la chiesa per far vedere agli altri quanto era ricco e per fargli perpetuare una memoria. Sì. Oppure ancora questa è San Satiro, ci torneremo fra un po', e poi San Giorgio al Pozzo Bianco. Proliferano in questo periodo i monasteri, ben sette monasteri urbani vengono costruiti, una forma, se vogliamo, per preservare il patrimonio fondiario delle famiglie. Cosa succedeva? Soprattutto in età longobarda, ma forse anche dopo. Io, ricco longobardo, con mia moglie abbiamo una sola figlia, perché su quasi tutti tranne uno è monastero femminile, ho una sola figlia, creo un monastero, doto il monastero con tutti i miei possedimenti e faccio mia figlia badessa del monastero. Così lei continua a mantenere il controllo di tutti i miei beni. Se possibile li aumenta tramite altre donazioni. Quindi il mio patrimonio resta in questo. Nell'undicesimo e dodicesimo secolo la città diventa un quartiere ecclesiastico, esplode il romanico, molte chiese vengono rifatte, quelle rosse predominantemente sono chiese di nuova costruzione. Cioè c'erano quasi più chiese capitate a Milano per periodo. E siamo, ripeto, sempre tra Milano e Morone. Ultima cosa, il tessuto insediativo. Un piccolo flash sull'età tardo antica. Gli scavi in Piazza Duomo, quelli degli anni 80, 90, il volume meraviglioso, scavi MM3, che è fondamentale per la storia di Milano, non solo, hanno identificato, hanno ritrovato tracce di costruzioni di età gota, questa è una domus, in cui viene realizzato un nuovo pavimento in opus settimi, cioè pezzi di marmo vengono stesi sul pavimento, si fa un nuovo pavimento di un nuovo quartiere, un nuovo peristilo. Quindi abbiamo una domus meravigliosa, l'attuale Piazza Duomo. Però nello stesso tempo, a brevissima distanza, anche le abitazioni romane vengono smantellate, c'era sempre una fame mostruosa di materiale da costruzione per le chiese, come vedete sorgevano chiese in ogni angolo, abbiamo bisogno di materiale costruttivo, questo dobbiamo procurare. Per fare quello cosa fanno? Smontano le infrastrutture, abbiamo trovato sono state trovate trincee meravigliose di fogne svuotate sotto le strade, perché dovevano recuperare la pedenza delle fogne, infatti il sistema di smaltimento dei rifiuti collassa, non ci sono più le fogne. Smontano le strade, perché il vaso delle lastre vengono utilizzate in edilizia, smontano i muri delle case. Loro si accontentano di costruire capanne, case ibride, mezza pietra, mezza legno, materiale deperibile, monovano, si passa da case articolate a case monovano, magari si salvano dei monconi di muratura su cui appoggiare travi, linee, e si fa capanna con una semplice copertura. Questo a 50 metri di distanza dalla domus gota, per capire com'era il divario sociale e com'era anche forte la differenza tra ricchi e poveri. Questo è un pozzo per la raccolta dell'acqua piovana, perché prima smontano i pozzi romani perché gli piacevano i laterizi. Bene. Con i laterizi di scarto, vedete che brutti sono, costruiscono i loro pozzi, non è che sono esattamente pozzi per la captazione dell'acqua di falda, semplicemente creano delle cisterne per raccogliere l'acqua piovana per versare. La fanno con i laterizi spezzati che si rompono nello smontaggio della muratura, non li possono utilizzare nelle chiese, li usano per il loro primo fine. Questo è un pozzo nero, non ci sono più le fogne, devono sbattere il fiori qua. In prima istanza li conferiscono nei pozzi neri, poi svuotano i pozzi neri e li portano nell'area aperta, via Brisa, via Vigna, per fertilizzare, e così si creano i tanti degli anni qui sopra. Questo viene qui vicino a Via Guarani, è un silos, cioè uno dei brutti silos, perché quelli imperiali, quelli gestiti in sovrani sono belli, sagomati. Questo è bruttarello, sia perché è trovato al margine dello scavo, sia perché è parzialmente smangiato gli interventi posteriori, sia perché non poteva costruirsi per chissà. Però anche lui si doveva conservare dal lato alimentare. Una cosa particolare, rientrano, e questo è un fenomeno diffusissimo, rientrano in città le tombe,
ma non in vicinanza agli edifici di culto come sarebbe logico, ma in vicinanza delle case. Questa è stata trovata in via Moneta, cioè l'edizione dello scavo, proprio fuori da una capanna. L'altra dimensione probabilmente la deposizione di un bambino. Muore il bambino, una coppia, la famiglia, lo seppelliscono fuori, perché addirittura collassa davvero, proprio a livello culturale, la società, che si sottrae anche la sfera della morte alla celebrazione pubblica. I romani mettevano le tombe sulle strade in uscita, comunque nelle necropoli suburbane, per preservarne la memoria del defunto e farla vedere a tutti. Poi invece viene, è talmente in collasso la società che si sottrae la sfera della morte alla dimensione pubblica e la si tiene nella dimensione privata, si seppellisce fuori casa. E non è l'unico caso, questo è un caso da via Medei, c'è ancora lo spirito. Questo addirittura sulla pavimentazione, sui resti di una pavimentazione di Opus Sepile, di un'abitazione romana smantellata, c'è la parziale muratura, quella che si vede dietro, è stata interpretata come zoccolo di fondazione della muratura di una casa, e si seppelliscono, questa è addirittura vissima su due morti, immediatamente fuori dalle mura di casa. Una città con grossissime contrapposizioni e contraddizioni sociali. Ultima cosa veloce dell'alto medioevo com'era. Un insediamento innanzitutto a macchie di leopardo, cioè analizzando le fonti emerge chiaramente come di fatto era una città di nome, ma nella sostanza erano tanti villaggi raccolti intorno alle chiese. Questo anche fuori dalle mura, non solo all'interno, intorno alle chiese suburbane, ma anche intorno alle chiese urbane, si vengono a creare dei villaggi. Ovviamente la differenziazione sociale esiste, perché c'è chi si può permettere delle grandissime case, vengono definite in gergo curtis urbane. Quello che vedete sotto è un passo del testamento del vescovo Asperto, che definisce la sua casa come una l'aggregazione di edifici tanto solariati quanto sale, quindi più edifici, a due piani e un piano, che fu casa mia, con cortili, non un cortile, con cortili, orti, pozzi, recinzioni, presumibilmente per le bestie, quindi per l'allevamento, pistolina, il fornaio, il forno del prestinello, è da lì. E addirittura, siccome lui è un membro di una nobile famiglia ricca, si costruisce la propria chiesa interna alla propria residenza, che è il sacello di San Satiro di Santa Maria presso San Satiro. Noi conosciamo la chiesa bramantesca, ma il sacello di San Satiro è stato costruito a San Satiro, quindi è del IX secolo. Quindi questo è un modello di residenza dell'elite in città, che ha tutto, è recintata, ha la gestione diretta dell'agricoltura, dell'allevamento, ha più ambienti, ha pure una cappella privata. E non è l'unica, perché anche il vescovo Andrea nella zona di via San Raffaele, dietro la Rinascente, da quelle parti, vescovo Andrea del Novecento, aveva una residenza simile, lui addirittura aveva le terme interne alla propria casa privata,